Ciao a tutti, oggi voglio sconfiggere con voi la noia del... Quindi vi porterò con me a farvi vedere come mi taglio i capelli da solo e con me ci sarà il mio assistente tecnico Christian Adonov, il mio fratello gemello. Quindi andiamo all'opera. Allora ragazzi, la prima cosa da fare è sicuramente prendere la macchinetta, come vedete è senza misura perché inizieremo da zero, uno specchietto piccolo che poi ci aiuterà con quello grande, come vedete, a vedere la parte posteriore della testa in modo da aiutarsi un sacco. Ora c'è chi preferisce stare così, ma nel mio caso sarò così. La macchinetta che uso io è una Philips, la quale ha le misure che vanno integrate così e in questo modo scegliamo i millimetri che poi useremo durante il taglio dei capelli. È molto comoda. Ma va bene qualsiasi tipo di macchinetta. Come abbiamo detto, andremo a tagliare con lo zero formando una linea abbastanza omogenea che poi andremo a sfumare. Dopo aver fatto la nostra linea omogenea, andremo a fare la stessa cosa con i lati. Adesso vi farò vedere come. Il risultato dovrà essere più o meno questo qui, come vedete, ma siccome c'è molto distacco da qui a qui, andremo prima ad accorciare la parte che andremo a sfumare con un 4 mm in modo da avere un visuale migliore per poi andare a sfumare bene e ottenere una sfumatura. Allora, come vedete, si è andato a formare un distacco tra quello che avevamo utilizzato, che era il numero 4, e il numero 0. Quindi andremo a togliere questa specie di gradino con un numero 2. Come potete vedere si è già formata una specie di sfumatura che adesso andiamo a proseguire con un numero 6. Continuiamo quindi con il 6 in modo da formare sempre una linea omogenea. In questo modo. Qui eravamo rimasti al numero 0, quindi per andare a sfumare utilizziamo il 2. Ovviamente la stessa procedura la andremo a fare dall'altro lato, facilitandosi sempre con uno specchio. Ora, come abbiamo detto, utilizzeremo un numero 4
per continuare la sfumatura. Quindi, come vedete, pian piano la sfumatura si sta creando. Ora, come vedete, la differenza da qui a qui è enorme. Quindi, ricapitolando, per formare una sfumatura omogenea bisogna sempre iniziare da 0, 2, 4, 6, 8 e così via, fino alla lunghezza che desideriamo noi. Quindi ci dovrà essere sempre un distacco di due misure da una scalatura all'altra. Adesso procediamo da questa parte. Come visto in precedenza, abbiamo usato il numero 0 e il numero 2 per poter creare questa parte qui. Quindi adesso piano piano andremo a scalare con un 4, un 6, un 8 e un 10 mm. Allora, se a voi come a me vi si formerà una riga, andremo a scalarla per bene con la rispettiva misura, che in questo caso è 0, 2, 4, 6. Quindi andremo con un 6 a fare quella che dovrà essere una scalatura un po' più uniforme. Ed ecco qui, dopo aver creato una sfumatura un po' più uniforme, come vi avevo detto, adesso ci occuperemo della parte finale, che è quella di fondere la scalatura laterale con quella posteriore. L'ultima volta eravamo quindi rimasti ad un numero 0, 2 e 4. Quindi adesso andremo a continuare con un numero 4. Thank you.
importante è sempre equilibrare la sfumatura da questo lato e anche da questo, in modo da avere una curva molto omogenea. Ora stiamo continuando con un numero 6. Dopo il 4 mettiamo il numero 6. Subito dopo il 6 cambiamo ad 8 mm. O 11, qui non c'è molta differenza, quindi possiamo mettere anche 11. E come ultimo passaggio andremo a utilizzare queste forbici qui, che sono delle sfoltitrici, per alleggerire i capelli nei lati e dietro. Eccoci qui ragazzi, alla fine del nostro tutorial, spero vi sia piaciuto, spero vi piaccia anche il risultato finale. Un bacio da me, se volete potete commentare, mettere mi piace, iscrivervi al mio canale perché mi farà solo piacere. Un bacio a tutti, ciao ciao!